Qui siamo nel panificio della casa, alle mie spalle il grande forno e qui avveniva la macinazione. Dunque abbiamo diverse macine, dovete immaginare questo elemento posizionato qui sopra e sopra ancora un altro elemento che è il catillus che girava, movimentato da asini e operai schiavizzati che vivevano qua. Infatti l'unica uscita era quella porta, una finestra qui dietro che dà non all'esterno, non sull'esterno, ma su un altro ambiente della stessa casa abbiamo trovato una grata di ferro. Dunque era un luogo di lavoro, ma anche una specie di prigione per schiavi, schiave e anche per gli animali. La stalla era proprio qui. Gli asini vivevano tra questo ambiente e questo spazio qua e come vedete ci sono tante macine concentrate in un'area molto ristretta. Per cui tra due macine non passavano alla volta due animali, per cui bisognava in un certo senso sincronizzare il movimento. I basovi erano anche un po' scivolosi, per cui abbiamo qui una cosa che esiste anche in altre parti della città, ma qui è particolarmente chiara e ci ha aiutato a capire questo fenomeno. Ci sono degli intagli nel pavimento tutto intorno che sembrano delle tracce degli animali. Ovviamente sono state realizzate appositamente per uno evitare che scivolassero, due evitare che si incontrano, quindi sincronizzare tutto il lavoro come in una specie di fabbrica di catena di montaggio. E dunque lì si macinava il grano, lì si, si c'era il forno per il pane e dietro ancora si preparava l'impasto. Una fabbrica del pane di 2000 anni fa che parla ovviamente della nutrizione. Nella città abbiamo su uno degli elementi anche gli iniziali del signore che ha finanziato questo anche per fini di campagna elettorale. Però parla anche delle condizioni di vita molto precarie, di persone schiavizzate, di animali sfruttati per questo lavoro massacrante.